deludere ed essere delusi. Non tornare indietro alla tua delusione. Di recente volevo uscire a bere qualcosa con dei cari amici dopo un concerto. Dato che non conoscevamo la città, abbiamo camminato e siamo andati al primo caffè che abbiamo trovato. Era ben arredato e sembrava invitante. Ma ad essere onesti, questo è tutto. Ci hanno fatto aspettare per anni e sebbene il menù sembrasse promettente, alla fine ci hanno detto «Mi dispiace, non c'è più niente dalla cucina». Anche le bevande avevano uno strano sapore, insolito. All'uscita ho sussurrato ironicamente alla mia amica «Ah, mai più!». Il tutto si è ripresentato anche la mattina dopo, perché tornammo in chiesa per caricare tutta l'attrezzatura e volevamo prendere un caffè veloce. E quale bar abbiamo visto per primo? Esattamente lo stesso caffè. E dall'esterno sembrava ancora altrettanto invitante. «Dai, entriamo di nuovo!», gridavano tutti. E per un attimo ci ho pensato anch'io. Finché il mio sguardo cadde in un piccolo vicolo e scoprì un caffè un po' nascosto, appena visibile dalla strada dove abbiamo bevuto un caffè buonissimo. E abbiamo pensato, perché non l'abbiamo visto ieri? Perché non ci siamo andati subito? Ti suona familiare? Anche tu continui a tornare in luoghi in cui sei già stato deluso e ti chiedi perché questo continua a succedere ancora e ancora. Da fuori, quel posto o quella persona sembrano così belli. Ma tu sai che lo sembrano soltanto e ogni volta ti arrabbi di nuovo per non aver semplicemente voltato pagina. Continua a ripeterlo e lo ripeterò anche oggi. Non fermarti più qui, perché i miracoli accadono quando si continua a camminare. La Bibbia vuole confermartelo oggi. Voi siete rimasti abbastanza in queste montagne. Voltatevi, partite e andate. Deuteronomio 1:6. Per quale delusione tu non devi tornare indietro, ma andare avanti? Non tornare indietro alla tua delusione, non fermarti più qui, perché i miracoli accadono quando si va avanti. Grazie di esistere, Deborah.